risolto è che la politica che non risolve i problemi la votiamo continuamente. E dunque forse dobbiamo partire da qui, cioè come mai noi votiamo la politica di cui siamo poi insoddisfatti? Allora io penso, vi do la mia interpretazione di questo, che poi è la ragione per cui faccio politica e sono passato dalle aziende alla politica. E lo faccio con una metafora che vi è vicina, che potrebbe essere una piccola impresa artigiana. Se domani uno di voi, facendo un altro lavoro, un medico, ereditasse una piccola impresa artigiana, dovesse fare un colloquio di lavoro per scegliere chi la gestisce per lui, probabilmente cerchereste due cose, anzi, le due cose che chiedereste sono: la prima, se la persona ha esperienza in quel settore, cosa ha fatto nella vita, e la seconda, che progetti ha per l'impresa. E se quell'impresa e se quella persona con cui fate il colloquio di lavoro vi dicesse: io nella vita prima ho fatto, faccio un esempio a caso, il venditore di bibite, voi non lo prendereste a gestire l'impresa. E se quella persona vi dicesse: per la vostra impresa, piccola, artigiana, il mio progetto qual è? Il mio progetto è che diventa più grande della General Electric. Voi chiamereste la Neuro, perfetto. Ed è esattamente come votiamo in politica. Cioè noi votiamo in politica tendenzialmente persone che fuori dalla politica non hanno lavorato un giorno e che vi dicono che faranno cose meravigliose senza spiegarvi mai come avvengono queste cose meravigliose. Allora, io il mio intervento sarà incentrato su questo, perché se noi non cambiamo questo modo di votare, noi facciamo i prossimi 30 anni esattamente come abbiamo passato gli ultimi 30 anni. Cioè votando persone che non assumeremo per gestire la nostra impresa artigiana, sapendo che il governo di un grande paese è co più complesso che gestire, diciamo, 1.000 volte più complesso che gestire qualunque impresa che è complicata a gestire. E questo noi dobbiamo cambiare. La politica non è il grande fratello.